sempre più alto livello di gioco in questa stagione dell'Alps Tour. Il caldo infernale di Lignano e le aste nascoste non hanno tenuto a bada il bel gioco e la grinta dei più forti giocatori internazionali. In contention ci sono i grandi nomi e dopo le prime 9 buche inizia lo spettacolo e la danza da una buca all'altra del pubblico sceso in campo. Matthew Pavon macina birdie, ma la scena gli viene rubata alla 16 dall'Albatros di Gerard Piris, che con questo 2 al par 5 gli ruba la vetta nello stretto finale. Pavon si accorge, rimane stupito, ma è un campione e reagisce con un birdie alla 17 par 3 e torna in vantaggio di un colpo. Scende però la sua adrenalina e segna il bogey all'ultima buca, che porterà lui e Piris a ben 3 buche di spareggio. Dopo aver segnato per 2 volte birdie al par 5, i giocatori sono sfiniti e dello spagnolo a cedere con un difficile drive sulla destra. Il recupero è complicato e la sua palla finisce nella west area, da dove non riesce ad agguantare il green. Pavon gioca per ben 3 volte la buca 9 nello stesso modo, drive, legno 3 e palla in green. Gli bastano 2 putt per alzare le braccia al cielo, vincere il servizio Italian Open e godersi la doccia fredda dei suoi connazionali. Bellissima in casa azzurra la prestazione di Andrea Maestroni, il suo terzo posto porta ottima moneta che lo fa salire in quinta posizione dell'ordine di merito. Un momento perfetto per rimanere nella top 6 che permette di saltare il primo stage delle qualifiche del Tour. Un altro grande appuntamento dell'Italian Pro Tour, quello visto a Lignano, che ha presentato uno dei campi più apprezzati da tutti i professionisti. L'area di mare ha fatto bene al francese, ma anche ai nostri azzurri che continuano a frequentare la top 10 del circuito. Oggi gli italiani hanno giocato con il lutto per Teodoro Soldati. Molti di loro hanno girato molto sotto par per onorare il ricordo di uno dei più grandi amatori del golf italiano. Swing Your Life.